stati un popolo, i siciliani, che hanno subito ben 13 dominazioni. Forse la dominazione che avrebbe potuto riscattarci in un certo senso del carattere sarebbe stata la dominazione francese, ma le altre dominazioni, la greca, la romana, l'araba e la spagnola, si tratta di dominazioni che avevano un acutissimo senso della morte e avevano un altissimo senso della ritualità connessa alla morte. Laboratorio. Dolce. Vedi? Ah, sono a different cavaliere, Sì, paladini di Francia. Sono pupi. Sì, pupi di zucchero. Questo è per questa festa, la festa dei morti. Questa dei morti. Questi sono importanti Bellissimo. per questa festa. Perché. What is exactly? Esattamente questa è dei morti. A gift for our children. Io mi ricordo, I remember when. Io ero piccolo, little children, I asked 7, 8 anni. 7-8 anni, I asked my grandmother, nonna, che mi porta nonno Peppino? Grandmother, bring me. The present. And in the night I wait, and in the morning I look in every side for a gift, e quello che non mancava mai. Non mancava mai, every year, pupa di zucchero. And now from your grandfather, who was there? Nonno Peppino. Nonno Peppino. I dolci pure è tutta una tradizione che ha dei fatti in certo senso ancestrali. Difatti, in Spagna e Sicilia, prima del Natale, la grande festa era la festa dei morti, dove si andava al cimitero e si banchettava e lì erano tutte queste forme di dolci. Dolci che venivano fatti nei conventi delle monache in quei giorni. Ah, guarda. Wow, bello. Ma senta, mi hanno detto che ci sono dei dolci che preparate per i morti, per la festa dei morti È del la frutta 2. martorana. Questa qua. Sì. Per E questa la fate solo per il il 2 dei morti. periodo, sì. Ah. Buonissima. Ma il segreto di questi dolci qual è? Segreto, non ce n'è segreto, si lavora. Si dice zucchero, mandorle, ma altre cose non ce Però mi hanno detto che come li fate voi non li fanno nessuno, quindi ce l'avrete un n'è. segreto. Non è il segreto, è la manipolazione secondo come sono le quantità, le uova, secondo quello che Comunque sono. è. Questo non si può capire. Si fanno per tradizione e quindi. Non è il segreto degli No, ingredienti. non è il segreto degli ingredienti, e poi la manipolazione secondo quando si guarda il forno quanto dura, può darsi meno, può darsi di più, e secondo. No, ma è il cuoco che fa la differenza alla Certo, la fine. dolcea. La dolciere, Sì. infatti. Grazie, sorella. Prego. Gentilissima. Quando ero bambino io, ricevevamo i regali il 2 novembre mattina, cioè a dire il giorno dei morti, perché la tradizione voleva che in quel giorno i morti, durante la notte precedente, fossero tornati nelle loro case a portare i regali ai loro discendenti. Come si svolgeva questo rito? Prima di andare a letto, mettevamo sotto lo stesso letto un canestrino
E aspettavamo fino a quando non crollavamo proprio per il sonno che il morto di casa o la morta di casa alla quale avevamo scritto una letterina, come si fa oggi con Babbo Natale, ci portasse i regali, i dolci e il regalo che avevamo chiesto. Nessuna paura di un morto, anzi, la voglia di averlo in qualche modo presente. Poi crollavamo abbattuti dal sonno e quindi bisognava andare la mattina appena svegliati alla ricerca di questo cestino. Era bellissimo. La ricerca dei regali era una cosa fantastica. Finalmente trovavi il cestino sopra un armadio, non so, nascosto sotto. E quindi si andava tutti assieme al cimitero per ringraziare il morto che ci aveva portato i regali. Quindi che cosa succedeva? Che quel cimitero il 2 novembre si animava come a festa, perché noi bambini nei vialetti ci scambiavamo i doni. Mi fai provare la tua bicicletta, tu mi fai provare la tua pistola. Ed era il giorno dei morti una festa meravigliosa. Poi nel 1943 arrivarono gli americani. Poi nel 1943 arrivarono gli americani. Lentamente i morti persero la strada di casa e vennero sostituiti dall'albero di Natale.